ragazze, bentornati a un nuovo video e sono davvero felice di fare questo video perché lo farò in collaborazione bimestrale, sarebbe ogni 2 mesi, con la ragazza con il codino. Vi lascio il link al suo canale nell'info box. Il video in collaborazione consiste nell'elencare le creazioni, io ho deciso di mettere anche i disegni, fatte con il fimo, appunto con delle perline. Qualunque tipo di creazione facciamo in questi 2 mesi e mostrarvele. Allora, iniziamo subito. In questo mese ho fatto questi orecchini. Non so. Allora, adesso zoom un attimo, aspettate. Ho fatto questi orecchini qui, vedete? Con la Torre Eiffel e con delle gocce a cristalli, davvero molto molto carini entrambi, vengono così belli. Poi con il segnalibro che mi diede appunto Daniela ho fatto questo piccolo charm con scritto Made with Love. Cerco di mettere a fuoco. Non so cosa vedere. Poi con tutta questa bellissima fantasia. Poi ho fatto questo piccolo charm. Un attimo. Con sempre la Torre Eiffel. Sono innamorata io della Torre Eiffel. Solo che l'avevo fatto anche giallo e non ricordo dove l'ho messo. Comunque mi è piaciuto tantissimo. E questa mi pare una collana. Bellissima. Poi quest'altro paio di orecchini. Sempre con la scritta Paris. E con una perlina. Bianchi e neri. E se ci fate caso c'è anche una rosellina. Strass al puntino della I, molto molto carini e mi piacciono. Poi ho fatto un duplo, se non mi sbaglio, sì, un duplo. Ho rifatto Miki, la ciambellina di Topolino. Poi ho fatto questo qui, questo simile Starbucks, questo bicchiere simile Starbucks con del gelato e un cucchiaino, vedete? Troppo troppo carino. Poi questa piccola mug, cioè la tazzina di cioccolato caldo. Bellissima. Consigliatemi come far venire bene queste tazzine qui, fatte sempre con il fimo, non comprate di ceramica, perché le adoro e ne voglio fare abbastanza. Poi ho fatto un pan di stelle con un foro che non so per cosa lo utilizzerò, molto molto carino. Vabbè, per il mese Halloween ho fatto questo a fine mese, quindi tra ottobre e novembre, ed è la lucchetta kawaii, troppo troppo bella. Se ho dimenticato qualche creazione ovviamente ve la metterò diciamo come foto in sovraimpressione. E vi metterò anche le foto dei disegni più gettonati dell'inizio di mese di novembre, per il quale io ho fatto un disegno regalo al mio ragazzo. Dunque, dei disegni per il mio ragazzo ne ho fatto solo uno, ne dovevo fare due, però non ce l'ho fatta. Vi mostro questi qui che ho fatto a scuola.
Allora, prima cosa ho fatto a Zoro di One Piece, e vedete quanto è figo, non so quanto si vede. Vi metterò qualche effetto per farvelo vedere meglio, oppure vi farò proprio una foto, perché è il disegno della matita. E poi ho fatto il Minion, carinissimo, vedete? Vabbè, poi la ciambellina con gli orsettini, I am kawaii, ho ricordato il vecchio Kotaro. Poi ho fatto anche il tutorial della rosa, però quella, vabbè, è stata fatta in pasta di zucchero. Comunque vi lascio la foto di quella fatta con il fimo. Ho fatto anche il logo di Instagram, sempre con il fimo, però non credo di avercelo. E nulla, non ho nulla più da mostrarvi. Mi dispiace che questo mese ho fatto magari poche cosine, ma ho dato tutto in swap in questi due mesi. Spero quindi che queste creazioncine vi siano piaciute, magari fatemelo sapere con un commentino qui in basso. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!